Buongiorno a tutti, mi chiamo Joanne, ho 45 anni, sono un cristiano che fa parte della Chiesa di Dio Onnipotente e sono di nazionalità cinese. Ringrazio gli organizzatori per questa occasione che mi viene data di testimoniare la mia esperienza di repressione e persecuzione da parte del governo cinese. Mi sento molto onorato. Da quando ero piccolo ho sempre seguito mia madre nella fede in Gesù, partecipando agli incontri del movimento delle chiese domestiche. Da sempre gli agenti e i funzionari del partito di tanto in tanto facevano irruzione durante i nostri incontri. Ci hanno costretto ad aderire alla Chiesa delle Tre Autonomie, la Chiesa Protestante Unita fondata dal governo, minacciandoci di arresto se non avessimo obbedito. Per questo ci siamo trovati costretti a fare i nostri incontri nel bosco e nel mezzo della notte. Questa era l'unica maniera per continuare a credere, anche se perseguitati dal governo. Nell'agosto del 2000 ho accettato il Vangelo della discesa del regno, aderendo alla Chiesa di Dio Onnipotente, accogliendolo e trasmettendolo poi ad amici e parenti. In quel periodo il numero di convertiti aumentava sempre di più e di conseguenza il capo del villaggio venne a casa ad ammonirmi. Il governo non permette che tu creda in Dio Onnipotente. Se continui a credere e a evangelizzare altri, verrà la polizia e ti arresterà. Un giorno di settembre del 2000, il capo del villaggio venne nuovamente ad ammonirmi e a minacciarmi per farmi smettere di seguire la mia fede. Altrimenti avrebbe fatto rapporto. Mia madre era molto preoccupata per me e mi consigliava di scappare da casa per andare a nascondermi in modo da non essere arrestato. In quel periodo il mio cuore era oppresso, i miei genitori erano anziani e guardando mia figlia di 6 anni e mio figlio ancora in allattamento con mia moglie, non potevo trattenere le lacrime e non riuscivo a immaginare di lasciare casa mia. Ma se fossi rimasto e mi avessero arrestato, avrei messo ancora più in pericolo i miei familiari. Dunque, potevo solo scappare. Anche dopo essere scappato di casa, non mi sentivo affatto al sicuro. Non importava dove fossi scappato, non sarei comunque riuscito a liberarmi della persecuzione del governo cinese. Nel giugno del 2005, mentre stavo predicando il Vangelo in un appartamento con il fratello Yang, 5 poliziotti ci circondarono. Disperato, mi buttai giù dal primo piano, ma 3 poliziotti mi inseguirono. Ma non era facile lasciare indietro i poliziotti. Il mio piede destro faceva un male insopportabile. In seguito andai all'ospedale, dove dopo la visita mi dissero che la caviglia era fratturata in modo scomposto. Il medico mi ingessò il piede. Dopo 6 mesi di convalescenza iniziò a migliorare gradualmente. Il governo cinese, nel suo sforzo di arrestare i credenti della Chiesa di Dio Onnipotente, pubblicò diversi documenti e tappezzò i muri delle città con poster di propaganda contro i credenti, incitando anche i cittadini a segnalare i credenti e le loro attività in cambio di premi in denaro. Un giorno di dicembre del 2012 andai nella provincia del Jiangxi a portare la parola del Vangelo ai parenti di un fratello. Non erano trascorsi neanche 20 minuti che 4 poliziotti apparirono sulla scena e fecero finta di non arrestarmi. In realtà, a metà strada, nel buio, c'erano decine di furfanti chiamati dalla polizia che mi attaccarono. Ognuno di questi furfanti aveva in mano un bastone di legno, lungo più di 1 metro. In un attimo mi circondarono dicendo: "Come osi venire nella nostra cittadina ad evangelizzare? Oggi ti ammazziamo di botte." Mentre dicevano queste parole, mi picchiavano con le mazze di legno e mi tiravano calci. Mi ridussero la faccia a una maschera di sangue. Il mio corpo era a pezzi e alla fine svenni. E sentivo le loro voci offuscate che dicevano: "Qua abbiamo risolto la situazione, venite." In un attimo i poliziotti arrivarono e mi caricarono su una macchina. La gente all'interno mi tirò per i capelli e mi diede una sfilza di pugni sulle tempie. Mentre mi picchiava diceva: "Ti ammazzo di botte e dopo vediamo se crederai ancora." Ero stato picchiato al punto che il mio viso sembrava dovesse esplodere. Sentivo la morte davanti ai miei occhi. Potevo solo continuare a pregare. Arrivato alla stazione di polizia,
Iniziò subito l'interrogatorio, ma io per il male non riuscivo neanche a stare in piedi e caddi sul pavimento. Tutto il mio corpo tremava e dalla bocca usciva saliva. Mi portarono poi all'ufficio della contea, mentre mi facevano scendere dalla macchina e vedendomi a un passo dalla morte, mi lasciarono davanti al portone. Più tardi fu il fratello Chen che mi vide e mi portò all'ospedale per farmi curare. Dopo più di un anno di cure mi ripresi gradualmente, ma mi portai dietro i postumi della malattia e sono tuttora tormentato da forti mal di testa. Nel periodo in cui ero stato costretto a vivere lontano da casa, sentivo un'incredibile nostalgia dei miei familiari. Così un giorno, il 30 dicembre 2007, con il rischio di essere arrestato, decisi di tornare di nascosto a casa per rivedere la famiglia che avevo lasciato 7 anni prima. Nel momento in cui aprii la porta di casa, mio padre mi guardò pieno di lacrime. Mia moglie, su un lato, si asciugava di nascosto le lacrime. I miei figli mi guardavano, ma non osavano chiamarmi papà. Davanti a questa scena, il mio cuore si spezzava. Per via delle ripercussioni del governo cinese, non ho avuto la possibilità di onorare i miei genitori, né di occuparmi di mia moglie al meglio e nemmeno di crescere quelle giovani creature che erano i miei figli. Oltre a ciò, i miei familiari hanno subito lo scherno e gli insulti della gente del villaggio. La mia famiglia ha sofferto momenti di incredibili dolori. Mia madre mi disse che, dopo che me ne ero andato, la polizia venne a fare una perquisizione della casa e per 2 volte la portarono all'ufficio di polizia per interrogarla e avere informazioni sul mio corpo. Così, per prevenire il ritorno della polizia e il mio arresto, dopo qualche giorno a casa, fui costretto a scappare nuovamente. Dal 2013 al maggio 2015, in totale ho cambiato più di 30 abitazioni, ma ovunque andassi non c'era modo di evitare l'arresto o la persecuzione. In Cina nessun posto è sicuro per me. Per questo, nel novembre del 2015, sono scappato. E sono venuto in Italia a chiedere la protezione del governo italiano. Mi rende felice di essere arrivato in Italia, un paese con una vera libertà religiosa. Allo stesso tempo, però, sono preoccupato e triste per tutti i credenti fedeli alla Chiesa di Dio Onnipotente che ancora sono in Cina e che sono bersaglio di persecuzione e arresti da parte della polizia. E il governo cinese non solo perseguita i credenti in Cina, ma sta anche allungando la sua oscura mano fuori dai suoi confini. Nel novembre 2017, infatti, sui media di diversi paesi come Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, il governo cinese ha attaccato ancora una volta la Chiesa di Dio Onnipotente. Spero davvero che questi fatti riguardanti la repressione del Partito Comunista Cinese contro la Chiesa di Dio Onnipotente siano compresi da chi si occupa dei problemi dei rifugiati in Italia. Chiediamo solo di essere accolti e di poter credere liberamente e pacificamente nel nostro Dio.